Bentrovati a voi tutti ad una nuova puntata di Insieme Oltre 2000. La nostra attenzione oggi è focalizzata sulla comunità Villa San Francesco di Facenna di Pedavena, perché abbiamo il piacere di avere in studio con noi il segretario, ossia Ennio De Poi, che saluto e ringrazio per la disponibilità. Grazie. Bentrovato segretario. Partiamo innanzitutto col raccontare, col ricordarci un pochino come nasce la comunità Villa San Francesco e che cosa fa innanzitutto. Sì, la comunità Villa San Francesco è a Facenna di Pedavena da 70 anni e si occupa di minori in difficoltà familiari e personali, ragazzi che hanno dai 6 ai 18 anni, alcuni anche di più, per terminare il percorso scolastico se ve ne è la necessità, insomma, ecco. Generalmente i ragazzi che vengono inseriti in comunità sono inseriti su provvedimenti di servizi sociali e vengono seguiti per il loro percorso sia educativo ma soprattutto di vita familiare quotidiana, e quindi la scuola, lo studio, un ambiente sereno e adeguato, accogliente a dei ragazzi, insomma, ecco, che devono vivere. Ecco, come si svolge, diciamo, la giornata tipo all'interno della comunità? I ragazzi della comunità, appunto, essendo una comunità familiare, si cerca comunque di dare quella che è l'impronta di una famiglia. Quindi la mattina vanno a scuola, il pomeriggio ci sono le attività di dopo scuola e attività libere, nel senso che poi ognuno è libero di seguire le proprie passioni, il calcio, il nuoto, attività musicale, extra comunitaria, ecco, quindi non per forza legate alla vita comunitaria. E poi la cena, tutti insieme. In un momento di condivisione, esatto. Quindi per... dopo il pranzo e dopo la cena c'è sempre un momento di condivisione, una dinamica, dove viene chiesto appunto due volte al giorno se ci sono quali sono le cose che sono andate bene, le cose che sono andate meno bene, in modo di condividerle, poi relazionarsi insieme e capire, aiutarsi. Certo, come la comunità si sostiene, come fa, diciamo, sì, a mantenere, a offrire questo servizio ai ragazzi? Come dicevo, i ragazzi sono inseriti attraverso i servizi sociali che ne vedono la necessità e il bisogno, e loro con appunto l'ULS di provenienza e le amministrazioni comunali di provenienza provvedono al loro sostentamento in comunità. Quanti sono adesso gli utenti e, diciamo, nel tempo questo numero è cresciuto, è diminuito, è sempre lo stesso più o meno? Sì, perché la struttura ha quei posti a disposizione. Ecco, ci fa una fotografia? Sì, la comunità familiare ha un massimo di 6 posti e nel tempo, diciamo, che non sono mai stati superiori, sicuramente non negli ultimi 20 anni. Invece prima del 2000 i numeri erano superiori. Agli inizi, diciamo, negli anni 60, 70, 80, addirittura si arrivava ai 50-60 ragazzi, ma perché c'era una concezione completamente diversa e era più una comunità, e quindi, ecco, la vita era, sì, molto diversa. Certo. Le problematiche erano, diciamo che i ragazzi, gli utenti, avevano le stesse problematiche, però poi con gli anni, con il tempo, ci sono state anche nuove normative, ci si è concentrati più su quella che deve essere la vita familiare di ogni ragazzo. Ecco. E quindi un'attenzione maggiore, diciamo, magari numeri più contenuti, sì, però esatto. Un'attenzione maggiore. Un riferimento alla pandemia, sì, poi, come anche la pandemia in qualche modo ha influenzato quelle che possono essere le vostre attività, perché ricordiamo che comunque la struttura è inserita sul territorio, certo, è aperta sul territorio anche, sì, con tante iniziative, adesso ne menzioneremo una in particolare, ma prima di addentrarci proprio sulle iniziative recenti, come anche la pandemia vi ha toccato? Beh, dal punto di vista comunitario ha toccato come ha toccato qualsiasi famiglia, e quindi le difficoltà che c'erano, forse qualcosa in più, perché avendo appunto 6 ragazzi che comunque frequentano istituti diversi, ogni qualvolta c'era una classe in quarantena o altro, comunque c'erano queste piccole situazioni, ecco, situazioni da dover monitorare, registrare, quindi ecco. E questo.
Quindi non più, ecco, direi di una famiglia normale. Dal punto di vista invece la comunità, come si dice, appunto, ha altre attività, insomma, c'è correlata la comunità, la cooperativa Arcobaleno 86, che è una cooperativa dove ci sono ragazzi maggiorenni, in questo caso, con disabilità e che fanno attività florovivaistiche e di assemblaggio di materiale plastico. Da questo punto di vista, appunto, la cooperativa ne ha risentito un po', soprattutto per quanto riguarda le vendite, per quanto riguarda le vendite dei fiori, che, diciamo, sono fiori, non è un vivaio dove ci sono varietà di fiori, insomma, ecco, segue quello che è il ciclo annuale, quindi il geranio, in questo momento c'è il ciclamino, la stella di Natale, eccetera. Sappiamo che il settore florovivaistico è stato infatti uno dei più colpiti, soprattutto nella prima fase ovviamente della pandemia, delle conseguenze economiche date dal lockdown e quant'altro. Sì. E poi anche il Museo dei Sogni è un altro elemento che vi caratterizza. Sì, il Museo dei Sogni che è proprio, diciamo, la sua sede è alla cooperativa Arcobaleno, che è a Feltre, a Vellai. E il Museo dei Sogni che accoglie ragazzi in visita guidata, soprattutto scolaresche, ragazzi in preparazione alla cresima, per ritiri spirituali e quindi da questo punto di vista anche c'è stato una contrazione delle richieste, ovviamente, e fino a non farne proprio per un 6-7 mesi, insomma, fin tanto che, appunto, perché comunque essendo museo viene classificato come tutti gli altri e quindi c'erano delle ovvie restrizioni. Adesso siete ripartiti comunque col Museo dei Sogni, siamo giusto? Ripartiti, siamo ripartiti sicuramente. Il museo ha riaperto seguendo tutte le normative del caso, insomma, ecco, e anche se non con numeri elevati come quelli che erano, perché prima bisognava prenotare anche con diversi mesi di anticipo, insomma, ecco, essendo comunque il museo una parte della comunità e non la cosa principale. Certo, insomma, ecco. Assolutamente sì, purtroppo la pandemia è un po' per tutti, insomma, ci sta davvero ancora condizionando quelle che sono le nostre quotidiane attività e di conseguenza anche tutte le varie iniziative sul territorio in qualche modo subiscono delle limitazioni. Ma veniamo adesso ad una attività recentissima, e poi mi riferisco al mattone del mondo per l'Italia, una progettualità che ha voluto lanciare un messaggio di pace, perché ovviamente l'intento principale è quello in tutte le iniziative che comunque la comunità mette in campo, la fratellanza, la condivisione, ce l'ha spiegato bene. Ma di che cosa si tratta quindi il mattone del mondo per l'Italia? Sì, il mattone del mondo nasce, diciamo, l'idea di raccogliere le terre nasce nel 1998, subito dopo quella che è l'apertura del Museo dei Sogni. E si era pensato di chiedere ai capi di Stato, attraverso le ambasciate, attraverso nunzi apostolici, attraverso i consoli, un pugno di terra che rappresentasse il sogno di quella nazione. Ci sono voluti 11 anni, fino al 2009, e in questi 11 anni l'ultima terra che è stata inserita era quella di Tuvalu, una piccola isoletta nel Pacifico, e in 11 anni abbiamo raccolto tutte queste terre dentro una palla di vetro che sta a simboleggiare, appunto, il mondo. E come mi viene da dire, come dice il giornalista Luca Cardinalini, che è stato in visita al museo, è che la terra è una sola e ognuno non saprebbe nel suo nome, tante volte si combattono guerre, ma ognuno non saprebbe poi capire qual è, una volta che sono tutte mescolate, la propria da quella del proprio vicino, insomma. Mentre noi parliamo e poi vediamo scorrere, grazie all'aiuto della regia, anche delle immagini che raccontano un pochino anche il viaggio del mattone del mondo per l'Italia, come le possiamo commentare? Cioè, dove è andato? Quali i luoghi più significativi?
Allora, direi che il mattone, la restituzione dei mattoni poi a ogni capo di Stato è iniziata nel 2018, questo diciamo per cronaca, ecco, nel 2018 con il tema educativo, perché ogni anno c'è un tema educativo nella comunità Villa San Francesco, restituiscite il mondo prima che venga sera. Con la restituzione anche a alcuni capi di Stato e anche al Papa Francesco, abbiamo poi chiesto durante la prima cerimonia di consegna quale poteva essere il luogo più idoneo per il mattone in Italia e sono arrivate oltre 300 considerazioni, ecco, e 150 circa i luoghi, perché poi ovviamente alcuni si ripetevano. E uno di questi era il ora beato giudice Rosario Livatino. Allora si è pensato in questo tempo come si poteva raggiungere il giudice Rosario Livatino, coinvolgendo, diciamo, per dar sempre un messaggio di unione, di fratellanza, come si poteva, ecco, coinvolgere l'intero stivale. Con la collaborazione veramente importante del Centro Sportivo Italiano, sia nazionale ma soprattutto di Belluno e Feltre, e poi con il CIF, che è il Centro Italiano Femminile del quale la comunità fa parte, che è nata proprio dal CIF, e l'Associazione Italiana Arbitri, è stata possibile organizzare una staffetta ciclistica che accompagnasse il mattone lungo tutta l'Italia, 19 tappe per oltre 1500 chilometri. Abbiamo avuto alcune difficoltà, è abbastanza normale, penso, ecco, perché comunque non era facile trovare disponibilità sempre nelle persone, anche dal punto di vista organizzativo, perché abbiamo chiesto che fossero in cinque ad accompagnare questo mattone, cinque che ciclisti, ognuno con una bisaccia. E qua ne vediamo alcuni ciclisti ragazzi che appunto hanno ognuno una bisaccia di diversi colori, cinque colori per i cinque continenti. Quindi tutto un insieme di simboli, esatto, di significati. Esatto. Dove è arrivato comunque il mattone? Il mattone è arrivato a Canicattì, adesso è sulla tomba del giudice Rosario Livatino, che era stato assassinato dalla mafia. Ecco, e quindi quello è il significato, si conclude così, sì, questo viaggio. Esatto. Ecco. Per voi, diciamo, come comunità, che cosa ha rappresentato questa iniziativa? Beh, sicuramente è un punto di arrivo, insomma, ecco, per quanto riguarda tutta l'iniziativa, per quanto riguarda il mattone in Italia. Però è sicuramente anche un punto di partenza, perché ci ha dato la possibilità di incontrare tantissime persone. Il CIF di Bassano del Grappa, il CIF di Rosà, il Centro Italiano Femminile, che 7 o 8 cicliste donne hanno corso con il lutto al braccio per le donne afghane, quindi la loro staffetta è stata questa, per loro erano le donne afghane. Le difficoltà che abbiamo incontrato, per dire, da Roma a quella che era la prima tappa fuori Roma, era Roma-Terracina, lì abbiamo delle grosse difficoltà e abbiamo dovuto cambiare la tappa, siamo andati a Sezze e non avevamo nessuno che portava il mattone da Roma a Sezze. Lì abbiamo trovato un sacerdote che opera nel carcere di Re Bibbia della diocesi di Treviso, Don Matteo Volpato, che ha detto: vabbè, lo porto io. Si è fatto carico, si è caricato tutte e cinque le bisacce con una bicicletta che non era proprio una bicicletta da corsa, ecco. Questo può significare anche la forza, esatto, giusto, di questo, esatto, messaggio e l'unione che ha creato l'iniziativa, sì, in sé. Ennio De Poi, io la ringrazio per essere stato con noi, il nostro tempo è finito, ma avremo modo ancora di ritornare a parlare delle attività della comunità Villa San Francesco. Certo. Grazie a lei e al suo direttore, ovviamente, grazie, anche che ci segue sempre per queste iniziative, e ovviamente ci ritroveremo presto. A tutti quanti voi, buona continuazione d'ascolto, arrivederci.